20 cose che non sai su Hake & Carly. E questo ovviamente è Cimmia che si sta un attimo annoiando a letto. Benvenuti in questo nuovissimo video. Siccome nei direct di Instagram, che se non mi seguite, mi fate sempre tantissime domande sul mio conto, ho pensato, facciamo un altro video, perché uno l'ho già fatto, che risponde a tantissime domande che mi avete fatto nel box delle domande di Instagram. Twitch YouTube Best Moments HTOTIX mi chiede: quali sono i miei hobby preferiti? Allora, mi piace tantissimo, tantissimo leggere e quando proprio non ho nulla da fare, bighellonare tantissimo su Google Earth. Mi piace andare a esplorare in giro. Inoltre, un altro mio bellissimo passatempo è guardare case che non mi potrò mai permettere nemmeno in 20 vite. Per altri consigli su come non annoiarsi e che carli. Federico Rocco mi chiede: genere di musica preferito? Allora, caro Federico, io sono purtroppo una vecchia. Mi piacciono tantissimo le canzoni vecchissime e oserei dire che più vecchie sono e meglio è. Adoro la musica degli anni 50, 60, 70, rock and roll, adoro Elvis, questo è il mio genere, però tuttavia adoro anche la musica commerciale, recente, mi piace un po' di tutto, in realtà non ho un genere musicale preferito. Ila mi chiede: cosa fa Cimmia mentre non è in video? Giusto. Cosa fa Cimmia mentre non è nel mio video? Cimmia mi ha detto di avere un canale YouTube. Cimmia, stai scherzando? Cimmia distrugge il mondo di Hake & Carly. Cosa? Cimmia! Dimmi che hai fatto salvataggio del mondo, Cimmia! Cimmia, no! Fa esplodere la sua statua! Cimmia! Increativa! Come fa a sapere come ci si mette in creativa, Cimmia? Guarda come se ne ride! La mia statua! Ti è cambiata pure skin! Si è messa la skin la Cimmia! Non ho parole, non ho parole. E così Cimmia ha un suo canale YouTube. Iscriviamoci! Giuse mi chiede: come ti è iniziata la passione per i videogiochi? Nella mia famiglia mio padre è tantissimo gamer, tra l'altro tuttora, dopo 50 anni è ancora gamer, gli piace tantissimo giocare alla PlayStation, è come un bambinone in formato adulto, e ha passato la sua passione dei videogiochi a me e mio fratello. Io guardavo mio fratello così appoggiato alla sua scrivania quando giocava al computer, e quindi niente, da lì mi è nata la passione dei videogiochi. Tutto sommato mi sento tantissimo di essere qui anche grazie a mio padre che ci ha passato questa sua grandissima passione per i videogiochi. Profilo totalmente a caso 05 mi chiede: qual è stato il viaggio più lungo che hai fatto? Io ho fatto due viaggi lunghissimi. Un anno sono andata a Miami con mio padre e mio fratello in Florida, e in altri 3 anni invece sono andata nella Repubblica Dominicana a fare delle crociere. Bellissimo, bellissimo, viaggio lunghissimo, ma ne valsa totalmente la pena. Itzele chiede: prima di abitare a Bologna dove abitavi? Io ho sempre abitato in una piccola provincia di Bologna. Forse anche la conoscete, non l'ho mai detto, ma è Granarolo, la città del latte. Abitavo lì, adesso abito con Ali a Bologna. RankaLuca01 mi chiede: il posto più bello dove sono stata? Direi assolutamente le isole Cayman. Viaggio bellissimo e ho avuto la possibilità di andarla a visitare quando sono andata nella Repubblica Dominicana. Vi giuro, un'acqua così ancora non l'ho mai vista. Cardilli Emma mi chiede: primo fidanzatino? Il primo fidanzatino l'ho avuto all'asilo, tale Davide. Non credo che stia guardando questo video, però nel caso, ciao Davide. Io ero Bloom delle Winx e lui invece era il tizio rosso dei Power Rangers. Breve storia triste. Paper Tommy mi chiede: il tuo idolo che adori fin da quando eri piccola? Ariana Grande. Ariana Grande la seguo da quando faceva Victorious, Sam & Cat, e io la guardavo super affascinata quando cantava e mi veniva la pelle d'oca a sentirla cantare, mi emozionava tantissimo. Cosa non darei per andarla a vedere in un concerto? Sempre Cardilli Emma mi chiede: quando hai iniziato a truccarti? Grandissimo errore, in prima media mi facevo degli strafalcioni in faccia che era meglio che non iniziassi proprio. Giuseppe Pio Gallo mi chiede: perché fai tutti questi tagli? Perché io dico tantissimo
Casella Damiano mi chiede: qual era il tuo sogno da bambina? Io ho sempre amato tantissimo, tantissimo gli animali. Avrei voluto fare la veterinaria, però poi ho smesso di credere in questo sogno quando ho scoperto che per fare la veterinaria a volte dovevi anche sopprimere gli animali e c'era anche troppo da studiare. Benny 2241 mi chiede: da piccola, tipo 10 anni o meno, avevi un hobby? Assolutamente sì, e credo sia l'hobby più fico del mondo. Io avevo una terrazza bellissima, bellissima, che adesso rosico a pensarla perché non abito più in quella casa. Facevo gli spiamenti, li chiamavo spiamenti. Facevo dei fogli con delle tabelle con scritto chi, cosa fa, orario, data, note. E col binocolo di mio padre, forse anche del mio bisnonno, perché sapeva proprio di armadio. Mi mettevo in terrazza e guardavo la gente col binocolo e poi scrivevo chi avevo visto, cosa stava facendo, a che ora l'avevo visto, e nelle note mettevo nel dettaglio quello che stava facendo. E tuttora ho una raccolta di fogli immensa degli spiamenti. Yaku1722 chiede: qual è il tuo primo videogame con cui hai giocato? Credo che il primo videogame in assoluto su cui abbia messo le mani da piccola sia Dungeon Keeper, che era un gioco vecchissimo che mi passò mio padre. Molto carino, tra l'altro ce l'ho anche installato sul computer perché ce l'ho da un secolo e quindi ogni tanto mi piace fare questo throwback. Un altro gioco che poi ho scoperto che ci giocava anche Ali nel mio stesso periodo, quindi forse chi lo sa ci siamo beccati, non lo so. Giocavo a Metin con mio fratello e i suoi amici. Francesco De Domenico chiede: a quanti anni hai giocato il primo videogioco? Ecco, io ci ho giocato che avevo, mi sa, 6-7 anni, ero veramente piccola, avevo un computer vecchissimo di seconda mano, fisso, su cui mio padre mi aveva installato questi giochi ed era bellissimo giocarci, io non vedevo l'ora di tornare a casa da scuola per giocare al computer. Rosario mi chiede: quante ore stai a registrare e ad editare? Dipende, in media ad editare un video in media ci metto 30 minuti. Se invece lo voglio super editare, anche un'oretta, dipende dalla lunghezza del video. E a registrare anche qua dipende, un video mi può andare bene in 15 minuti, oppure ci sono state diverse occasioni in cui ho registrato per anche più di un'ora e quindi finivo che si vedeva la mia faccia distrutta e devastata. Lì ovviamente ci impiega anche più di un'ora per editarlo. Alessio Mariano 09 stamattina si è svegliato mangiando pane e odio e mi chiede: hai mai odiato una persona così tanto al punto di volerlo uccidere? No, però ho messo questa domanda perché me l'avete fatta tipo in una decina di persone. Non so perché mi avete fatto questa domanda. Non so perché stamattina vi siete alzati così. Però no, non ho mai odiato qualcuno così tanto a volerlo uccidere. Aldi Ramazzi mi chiede: prima di incontrare Kendall, avevi mai pensato di aprire un canale YouTube? Non volevo aprire un canale YouTube, ma volevo aprire un canale su Twitch perché mi attirava tantissimo il discorso di fare live. E inoltre c'era un mio amico che aveva Twitch e mi spronava tantissimo ad aprire un canale. Poi alla fine non l'ho più aperto perché non avevo né il tempo materiale e non avevo neanche il materiale necessario per fare le live. Thomas YouTube 18 mi chiede: da cosa ti è venuto il nome Eke Carly? PS, sei grandissima. Grazie Thomas. Il nome di Eke Carly non è nato per il canale YouTube, è nato credo che ormai siano 5 anni fa. E praticamente non so se anche da voi è così, però nella mia cerchia di amicizie su Instagram e mettiamo tutti correlato al nostro nome un oggetto, un qualcosa di divertente da collegarlo. E quindi io ho pensato: Carly, cosa ci può stare bene con Carly? Quindi ho pensato: e che Carly? Ho detto sì, e che Carly, è fantastico, è geniale. E quindi da 5 anni a sta parte sono e che Carly. Godwin mi chiede: cosa hai pensato la prima volta che hai visto Ale? Oddio, quanto è alto e soprattutto avevo una pelle morbidissima, raga. Cioè, hai detto, neanche con 100 anni di prodotti super costosi arrivano ad avere una pelle così morbida. Davvero, la prima volta che l'ho abbracciato per salutarlo, ho detto, ma come mai una pelle così morbida? Come mai? Manu mi chiede: dove trovi ispirazione per i video? Dipende, a volte scrollando il mio canale mi viene una bella idea correlata, altre volte c'è bisogno di fare un po' di brainstorming su YouTube in generale, scrollare i video degli altri, cercare di farti venire un'idea carina. Peppe Costanzo mi chiede: hai mai fatto sport? Assolutamente sì, io li ho provati, non dico tutti, però ne ho provati una valanga, da equitazione a nuoto, a hip hop, danza, a pallavolo, ne ho fatti tantissimi, tantissimi.
E devo dire, tra tutti gli sport che ho provato, palestra è quello, è il mio sport preferito, perché non hai orari, sei libero, vai lì quando vuoi, ti alleni quanto vuoi. Hai mai avuto dubbi sul tuo orientamento sessuale? No, mi sono sempre piaciuti i ragazzi. Come ti sei sentita appena aperto il canale? Puoi salutarmi? Ciao Ludovica, ciao. Ti amo, grazie, grazie. È stato molto strano perché è stato tutto molto improvviso, però ho avuto una grandissima mano da Ale, cioè lui mi ha spiegato veramente le basi di questo mestiere, di questo gliene sono veramente grata. Mi ha preso proprio sotto la sua ala e mi ha insegnato tutte le cose che bisogna sapere e tuttora sto imparando tantissimo da lui. Quindi sì, è stato veramente un mix di emozioni, un po' di ansia perché sono una persona molto ansiosa, molto timida, introversa, quindi all'inizio anche davanti a una cam parlare e intrattenere era veramente un problema per me. A che età il primo bacio? Il primo bacio serio credo 17 anni, se no sempre il povero Davide all'asilo, qualche bacino c'è stato. I am Filippo 09, ciao Filippo, mi chiede: quando esci di casa la gente ti riconosce, ti chiede foto e autografi? Sì, è capitato, accade più spesso quando sono con Ale. Però è capitato un paio di volte che fossi da sola e che qualcuno di voi mi riconoscesse, anche molto recentemente che sono stata a Cesenatico. E tra l'altro mi è successa una cosa assurda, piccolo story time, mai successo ed è stata veramente un'emozione che mi ha preso alla sprovvista. Ero in questo bagno, in questa spiaggia a Cesenatico, e stavo andando a farmi la doccia. Non ero con Ale, ero con due mie amiche. Passando sulla passerella ho sentito la voce di Ale, tipo: what? Cosa? Ale non è qua con me. E mi giro e c'era questo bambino sotto lo sdraio che stava guardando un video mio e di Ale. E vi giuro è stato stranissimo, un'emozione assurda perché non te l'aspetti, perché pensi sempre: ok, quello lì magari potrebbe essermi fan, però non ti aspetti così in quell'istante che questo bambino stia guardando proprio il nostro video. Elia chiede: come è andata la tua maturità? Ciao Elia, innanzitutto. E la mia maturità è andata molto bene, ero tantissimo in ansia, ma piccolo trucchetto per il prossimo anno, perché ormai quest'anno le maturità sono finite. Per non smettere mai di parlare, che è una cosa che interessa molto i professori, ho preparato, raga, un portfolio che li ha tenuti impegnati per mezz'ora. Ed è stato un bel trucchetto e ha fatto una bellissima figura, ho stampato questo portfolio perché io ho fatto grafica. E dei fogli giganti così da far vedere, da presentare. Ero super fierissima. Comunque è andato bene. E siccome me l'avete chiesto, sono uscita con 80. Carly Fanpage mi chiede: oh, grazie, la fanpage. Tatuaggio che ha fatto più male? Io ce ne ho due sulle dita. Questo e questo. E credo che quello che mi abbia fatto più male sia stato questo, perché mi è andato proprio qua sull'osso, diciamo. E ne ho anche uno qua dietro all'orecchio, anche questo mi ha fatto abbastanza male. Gigi mi chiede: quante ore passi davanti al computer? Ecco, anche qua, come la questione dell'editing e del registrare, dipende. Ci sono dei momenti in cui magari concludo tutto quanto nel giro di un'ora e mezza, e ci sono altri momenti in cui mi lascio il lavoro per gli altri giorni. Ale è quello che passa più tempo davanti al computer, Ale è una cosa mostruosa. Qual è il sogno più grande che hai? Da tantissimo, da quando sono veramente piccola, voglio tantissimo visitare New York, è tipo un sogno con il cassetto ed è esplosivo. Giada mi chiede: hai fratelli o sorelle? Sì, ho un fratellone più grande di 4 anni, è del 98 e si chiama Federico. Atto, matto, 20-20-20 mi chiede: Carly, ma tu e Kendall litigate spesso? No, però siamo una coppia e come in ogni coppia si litiga, ovviamente per un motivo o per un altro, anche perché se si andasse sempre d'accordo, ragazzi, sarebbe una noia mortale sempre dire sì, va bene, sì, va tutto bene, non si litiga mai. Invece ogni tanto bisogna un po' scontrarsi, siamo entrambi molto cocciuti, quindi ogni tanto ci sta a discutere. Ricky mi chiede: te la potrei fare io una domanda? Mi potresti consigliare una cosa da costruire su Minecraft? Cimia, costruisci cimia. Silvia Leone chiede: sei mai salita su un cavallo? Ti adoro, mi saluti. Ciao Silvia. Sì, sono salita su un cavallo perché ho fatto anche equitazione e sono salita anche su un cammello. Oh, Kendall, puoi prendere quel topo troppo cresciuto a Carly? Grazie, troppo gentile.
Sveva sta parlando del signor Pera, che per chi mi segue su Instagram sa che lo voglio tantissimo, tantissimo. E non è un capibara come mi avete chiesto in tantissimi. Si chiama Citello ed è assolutamente legale in Italia. Giulio Fiore mi chiede: qual è la cosa più bella del tuo lavoro? I vostri commenti mi fanno veramente andare avanti. E soprattutto quando mi dite che è una giornata brutta e guardando un mio video vi rallegrate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Magari avete scoperto qualcosa di nuovo su di me. Comunque, da Carli e da Cimmia Letto, che si sta annoiando, Cimmia basta, è tutto, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!